Buonasera cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, buonasera, buonasera a tutti e bentornati nel salotto di Anna. Questa sera sappiamo che il salotto sarà il salotto di Anna Story, ma è, secondo me questa sera abbiamo un salotto che non è solo story, è anche extra, quindi con le tematiche che riguardano tutto ciò che sta al di fuori della nostra realtà. Terrestre, ecco come avete visto nei nostri titoli eh, dei post, eh, la diretta di questa sera eh, avrà come ospite eh, una persona veramente speciale, veramente straordinaria e veramente extra. Eh, intanto inizio già a vedere eh, chi state arrivando, quindi ben arrivati a tutti nel salotto di Anna, sia su YouTube che su Zoom. Eh, benvenuti da parte di tutti quanti noi di Focus 3.0, il mistero della vita. E adesso io faccio entrare subito il nostro ospite graditissimo, graditissimo ospite, Damiano. Ben arrivato, caro Damiano. Ben arrivato Buonasera a tutti, Damiano Alessandro. Ben arrivato su Focus per la prima volta un saluto di Anna, un benvenuto anche da parte di Enrico Brantini, il fondatore di questo, di questo gruppo, di tutti quanti noi di Focus, di tutti i nostri amici che ci seguono, che sono sempre di più e che sono tutti molto, molto ansiosi di ascoltarti questa sera. Ho visto tutti i like, ho visto che veramente eh, eh, sono tutti molto felici e ripeto, tutti molto ansiosi di ascoltare. La tua storia e tutte le cose belle che questa sera noi diremo. Ecco, ehm, intanto eh, eh, rivedo che siamo già tantissimi, ma diamo ancora magari qualche secondo ecco, di, di attesa, eh, per così poi possiamo iniziare a partire eh, con questa bellissima serata. Io sono molto entusiasta. Dovete sapere che io devo ringraziare intanto. Eh, Francesca, che è la persona che mi ha scritto proprio dicendomi: devi chiamare, eh, no. <ride> grazie, vedo i messaggi eh, che ci scrivono i nostri amici. E eh, eh, quindi, eh, ripeto, ci cioè devo ringraziare Francesca, che è quella che è la persona che praticamente ci ha fatto da tramite, eh, perché ci ha fatto proprio come si può dire? Incontrare. ecco, Io sapevo già di Damiano, avevo visto che ehm, Francesco Polimeni aveva fatto già un bel lavoro con eh, Damiano, e, e poi invece eh, eh, la Francesca è venuta a sollecitarmi. Eh, eh, e, e quindi ho detto: Ah, sì, va bene, d'accordo. Proprio sapete quando le cose, sempre quella stori solita storia dei puntini, no? e commentavamo con Damiano che ci siamo ritrovati no? tutti e due. Tutte e due eh, sul campo, no? tutte e due in missione, lui in un modo, io in un altro, abbiamo avuto modo di scambiare veramente tante, tante informazioni, eh, anche quelle cose che magari noi non possiamo dire ecco a tutti, però abbiamo potuto verificare insomma che, da che parte arrivavamo ecco, e qual era davvero la nostra mission, che non è una mission impossibile, ma è possibilissima perché questa sera veramente noi eh, inauguriamo con questo salotto quello che è davvero un lavoro. Che faremo ne abbiamo parlato con damiano abbiamo deciso di fare il nostro servizio mettendo insieme eh, poiché siamo tutti in squadra eh, quindi mettendo insieme gli insegnamenti e le conoscenze che ci hanno dato per istruire eh, come dicono loro dobbiamo far camminare no? le loro parole i loro messaggi e eh, damiano e quindi insomma abbiamo deciso eh, e che quindi inizieremo a fare questo lavoro di squadra e quindi ogni domenica troverete voi una rubrica eh, dedicata proprio a, queste, a questi insegnamenti, troverete delle notizie straordinarie, ogni domenica un pezzettino in più di informazione, vero Damiano? Ci divertiremo un po' tutti insieme, eh? allora stavolta eh, scendiamo in campo belli tosti a gamba tesa anche perché non c'è più tanto tempo da perdere, vero? Quindi ja. dobbiamo cercare di aprire più possibile le menti alle persone e far girare più possibile le informazioni. Quindi state attenti perché iniziamo molto presto inizieremo la domenica a fare appunto questa rubrica e voi potrete ascoltare un programma proprio di istruzioni che mettiamo insieme con Damiano e che quindi insieme sì. eh, trasmettiamo. Grazie tanto Damiano per questo nostro incontro. È il mio lavoro. Eh, lo so, però stavolta hai visto come dicevi tu, no? ci, hanno fatto, ci hanno messo sulla strada, no? alla fine no? ci mettono in quella condizione. No? Sì, è il loro modo di fare. Ecco, come dici tu, è il loro modo di fare, mi piace. Questa... È, così, è così che lo organizzano dove, laddove possono organizzare e hanno gli elementi validi. E poi è molto bello perché usano proprio fanno questi giri di Waltzer, no? proprio sì, usano sì, le persone, sì. fanno arrivare i messaggi e comunque quando c'è da fare qualcosa, loro si muovono alla fine e ti ritrovi nella condizione di poterlo fare, no? Basta riconoscere il segnale. quindi E noi parlando abbiamo capito, perché dicevo, che ci facciamo noi qua insieme a parlare no? di queste cose? Che, che, che cosa caspita dobbiamo fare? No? Ci chiedevamo. Poi eh, allora abbiamo detto invece... facciamo hai visto molto bene. Allora, ben arrivati ai tantissimi nostri amici, direi che possiamo iniziare questo nostro bel salotto Story. Quindi iniziamo dalla storia, dalla bellissima storia. Anche eh, la, la vita di, di Damiano è proprio da Manuale, perché fa capire come davvero le missioni, i compiti quando sono da fare, quando arriva il momento, cioè, si fanno. Poi ci sono le, nelle nostre vite alcune punteggiature che già ci fanno intendere quello che sarà poi il, il prossimo futuro ecco insomma quello che ci attende ecco, basta solamente imparare a riconoscere un po' ecco eh, i segnali ma eh, nella storia come vi dicevo di Damiano eh, raccont nel racconto che noi faremo questa sera cercheremo anche di Stringere un po' perché qui abbiamo tantissime cose, vero Damiano? Da dire, e, e quello che è bello è, è proprio vedere un passo dopo l'altro come cioè, si arriva sulla terra, si ha una missione da fare. Quindi, sin da piccoli, come avrete letto, no, come raccontavi tu Damiano, quando eri piccolo, che cosa succedeva? Ah, eh, il cielo. Eh, succedeva che eh, io giravo, mi ricordo, eh, ricordo io giravo con il triciclo sul terrazzo. Verso le 9, le 10 la sera d'estate guardavo il cielo e vedevo le stelle, e invece di chiedere magari alla mamma che sono tutte quelle luci. Io sapevo già eh, eh, il pensiero che c'era quanta gente andrà in giro lassù. Eh, ed è una cosa che mi sono ripetuto varie volte ogni volta che mi fermavo a guardare le stelle, avevo quattro anni, quindi eh, capisci che eh, eh, quando eh, succedono queste cose significa che era già tutto programmato, come poi mi hanno in qualche modo confermato loro: tutto è programmato pre-comparsa. Sì. Io non uso il termine nascita perché il termine nascita non esiste per loro, eh, c'è la comparsa più che altro. Noi compariamo sul pianeta in un corpo. Biologico in uno scatolone, diciamo, eh, e poi prosegue lì la nostra energia si serve di questo, di questo mezzo, di questo corpo biologico per fare le, la sua esperienza. E non una, eh. attenzione, che le incarnazioni sono infinite, eh, soprattutto di coloro che sono qui sulla terra per fare proprio il, il corso, perché questa è come una scuola. Anzi, non come, è una scuola. Eh, io l'ho definita la scuola elementare dell'energia, dell dell'esistenza. Eh, e' la BC. Prego. Ho detto. È la BC, è la, è la BC del, dell'energia che deve ristrutturare ah, la sua eh. forza, perché l'ha persa nell'andare all'estremità. Mi hanno spiegato, tutto il lavoro che è abbastanza complesso l'energia madre scaglia i suoi pezzetti verso l'estremità dell'universo o degli universi paralleli e paralleli non per questioni geometriche ovviamente ma perché ogni universo è la copia esatta dell'altro quindi negli infiniti universi ci sono tante anne anna tamburini tanti Damiano tanti delle persone che sono qui questa sera, tutti eh, si ripete, però ogni universo ha qualche piccola variabile che può portare a una piccola differenza. E questo noi lo vedremo quando fare, daremo questi nostri appuntamenti questa rubrica no, di notizie straordinarie che i nostri amici potranno seguire alla domenica ecco, e, e quindi allora andiamo avanti con questi puntini che si uniscono perciò tu da piccolo eri così poi guarda caso eh, poi io stavo, stavo al bar con i miei amici e avevo davanti una rivista che stava poggiata su un tavolo e su questa rivista c'era la pubblicità di tre volumi che erano i misteri dell'astronomia. Io ho letto, non c'era scritto molto, e sto parlando che avevo 16 anni, quindi 64, 65, 66 quegli anni lì. C'erano, mi ricordo, 2500 lire, costavano mm. 2000, tutta la, la, la collana. Io dovetti inventare un po' di scuse a mia madre, mio padre, perché sai, si chiedere 2500 lire a quell'epoca eh, erano tanto. soldi. Eh, ehm, comunque riuscì, feci arrivare questa collana che, eh, guarda, se mi dai ti faccio vedere il primo libro, sì. che, eh, un attimo, un attimo solo. Eccolo qua, guarda. Mm -hmm. Queste copertine, esatto, queste le copertine, eccola eh, qua. Sì, sì, sì di persone. Sì, sì. sì. eh, 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 ti devo dire che quando è arrivato la sera stessa, oh, questo libro, il primo, l'ho mangiato con due serate praticamente, mm. lo divoravo. Eh, eh, mia madre sede, eh, sì, io, eh, e lì ho cominciato non è che non lo sapevo ma ho cominciato ad avere delle conferme più che altro a ciò che io avevo già dentro di me perché avevo 15-16 anni quindi non è che avevo eh, visto tante cose poi la televisione diceva ben poco non c'era internet non c'era il telefonino non c'era niente eh, sì. Per cui quello che io lo sentivo, ce l'avevo già dentro. Ma leggendo questi tre libricini, insomma, ho avuto molte conferme, molte conferme. Poi, e, eh, poi invece poi cioè, sono andato a, eh, a lavorare ad Algeri eh, in è Algeria. Cresciuto, è a sono lì. cresciuto, ho passato tempo. Ovviamente facevo la vita che fanno tutti gli altri, perché poi mi hanno spiegato i nostri amici che Coloro che vengono qui per svolgere un compito comunque devono fare la loro, il loro addestramento sulla vita terrestre o di altri pianeti, perché eh, stiamo parlando della Terra, ma ce ne sono 50 di pianeti madre, quindi dove si più o meno si svolge la stessa eh, vita. Eh, vengono qui e devono fare quei 40-50 anni di addestramento. D'altra parte, per aiutare eh, chi viene qui, viene per aiutare, eh, per aiutare quelle popolazioni. Guarda caso, noi siamo qui proprio in questo momento critico, di particolare, della Terra, eh, perché la Terra sta subendo un cambiamento anche lei, e, e sarà grosso il cambiamento. Ne ho accennato anche al, eh, al video che ho fatto con Polimeni. Poi eh, ne parleremo più approfonditamente perché certo, bisogna capire certo. perché la Terra sta cambiando oggi e non ieri. Eh, sì. E questo si ricollega al famoso calendario Maya del 2012. Che noi spiegheremo nella nostra, in questo nostro appuntamento domenicale. Esatto. E quindi e ti ritrovi Poi, nel deserto? Mi, 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 mi ritrovo ad Algeri e sono stato un mese, 28 giorni ad Algeria, la capitale, tutto normale, tutto. Lavoravo, facevo. L'ultimo giorno che dovevo trasferirmi in deserto, dove era la mia postazione di controllo. Uh, incontro vedo che va in giro nel grosso piazzale dell'azienda italiana l'incisa di, di Parma. Era e praticamente lavoravamo sul gasdotto che ad, oggi porta il gas in Sicilia in sì. Italia. Si stava lavorando sul gasdotto uh, e vidi questa persona che girava e, e spesso girava intorno a me, non è che si allontanava, andava da un lato, poi ritornava vicino. Poi... A un certo punto gli ho detto scusi, ma cerca qualcuno? Eh, perché oggi mi ricordo che era le cinque le di pomeriggio erano andato andati via tu, tutti, praticamente c'ero rimasto io l'autista e un'altra persona. Dice: No, no, io giro qua, ma sono, sono appena arrivato, mi ha detto: sono appena arrivato, ma da dove sei arrivato? Scusi, perché parlava italiano benissimo. Eh, ci pensai, sei italiano? Ah, sì, io sono di Firenze, mi dissono: va ah, bene, allora siamo italiani, siamo compaesani anch'io. Sono italiano. Ci presentammo. Lui mi disse di chiamarsi Roberto, io mi chiamo Damiano, cioè, beh, io parto domani mattina, vado verso il mare. Mi disse: Ah, no, io vado verso il deserto, a parte opposta. Eh, dice: Ah, sì, sì, ho capito. Eh. E allora lo invitai, andammo a cena insieme. Quando gli chiesi dove abitava, praticamente mi disse che abitava lo stesso albergo dove stavo io. Ah, io ho detto bene. Allora non dobbiamo fare neanche tanti, tanti chilometri, tanta strada per andare a cena insieme. C'era il ristorante sotto l'albergo, per cui gli dissi: Ok, ti aspetto, allora vieni tu e in camera mia, passi a chiamarmi quando sei pronto. Gli dissi, e eh, io verso le sette e mezza, le 19.30 avevo lasciato la porta della, della camera socchiusa eh, in modo detto se viene Roberto entra e basta nel frattempo avevo portato dall'italia una bottiglia di cognac stock 84 però ho detto, brandy, è un brandy, è un brandy. E beh, certo. e stavo pensando mi ero messo davanti all'armadio ho detto adesso viene Roberto ma io che gli offro gli offro un po di stock 84 mi disse eh, vabbè, mentre stavo pensando questo e stavo girato di spalle alla porta, mi vedo, mi sento dietro la schiena a, a un metro: Ma cos'è che mi vuoi offrire? Un brandy, Beh, ti dico, sinceramente, lì ci sono rimasto gelato perché io non avevo proferito parola, non avevo detto, avevo solo pensato cosa gli offro a Robert. Quando mi sento dire cosa mi vuoi offrire, un brandy, beh, tu capisci, allora io per istinto mi sono girato, gli ho detto scusa, ma tu sei un extraterrestre? Lui mm. mi guarda in faccia tutto serio, senza, dice, ma perché tu ci credi? E io ho detto certo che ci credo, non vedo perché non dovrei crederci. E lui con le mani dice, ah, bene, 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 andiamo a cena allora. E lì eh, cominciano i dolori, perché io sapevo, avevo capito, l'avevo percepito, a parte le prove che poi sono state dopo, ma durante la cena, a parte qualche parola inerente alla cena, io non sono stato in grado delle tante domande che dovevo fargli di metterne insieme una. Praticamente mi aveva bloccato. Uh. Perché io non dovevo fare domande? Perché alle domande ci sarebbero state le risposte che mi avrebbero dato troppe conferme, e io non dovevo avere le troppe conferme. Non era il tempo, non era il, non tempo. Era il tempo. Lui era venuto eh, per vedere come, come io reagivo davanti, ma la mia reazione è stata talmente spontanea che non ci ho riflettuto neanche un secondo. Io ho detto: ma tu chi sei un extraterrestre? Eh, per cui capisci che lui, lui ha ricevuto l'impressione che doveva avere, io invece ci sono rimasto un po' perché capivo che non potevo reagire, non potevo parlare, le, le domande le formulavo, lei, lui le leggeva pure nel pensiero, ma non si è degnato di dire una parola, mangiava, si parlava del più e di meno, ma niente di particolare. Sì, sì, è stato un primo incontro. Un, un primo, primo incontro, momento. ma più che altro è lui che è venuto a vedere come certo, stavano certo. le cose, co come mi comportavo io. Al che eh, <coughs> poi finita la cena ci siamo salutati ognuno in camera sua gli ho detto bene, allora spero di rivederti, ma io ormai avevo già capito anche se eh, lui si comportava in modo tale che io avessi sempre più conferme. Ecco. Qualche giorno dopo, poi io partì, non l'ho più visto. Ah, ecco, mi disse che eh, era di Firenze e mh, ci scambiamo i numeri di telefono. Eh, la storia di questo telefono, poi, che quando sono tornato in eh, Italia non esisteva. Mh, infatti, ho, ho impiegato tre mesi prima di, 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 di digitare quel numero sul telefono, quasi eh, avevo paura. Se mi risponde, mi cade tutto uh, il programma che mi ero fatto, no? Uh, in realtà, dopo due mesi e mezzo che ero rientrato in Italia, chiamo fi, eh, il numero, mi risponde una signora e mi dice signora, buon, buongiorno. C cercavo Roberto Gatti, Dici, Chi? Roberto, dice: Ma io non lo conosco, non l'ho mai sentito scusi ma lei da quella, in quella casa ci sta da poco, eh, la pre... no io sono 40 anni che sto qua, uh -huh. ho detto ma scusi allora ho sbagliato numero, a, a quel punto non lo conosce proprio, no no no, no qua non c'è nessuno che ci chiama così, beh chiusi la telefonata e ho chiamato l'ufficio anagrafe di Firenze. Ho dovuto combattere più di un'ora perché non mi volevano dare informazioni. Io ho detto guarda io non voglio nessuna informazione riservata, voglio solo sapere se c'è nel comune di Firenze un signore che si chiama così, così, così. Insomma alla fine, dopo una mezz'ora di battibecchi, mi dice guardi ho guardato tutto il comune di Firenze, comprese, comprese le frazioni, tutto quanto, ma non c'è nessuno che risulta in questo nome. La ringrazio, buongiorno, ho chiuso il telefono e ho detto OK, questa è la conferma che mi ha dato il numero casuale di qualcuno, ma lui non esiste a Firenze. Ho chiamato l'ufficionagrafe. Eh, ma io lo sapevo già, mm, certo. però, sai, la paura di ricevere la risposta da lui mi avrebbe fatto crollare tutto quello che io avevo pensato. Invece, è stato tutto confermato a perfezione, anche perché quando stavo in deserto, lui si è fatto vedere con. Eh, tre navicelle eh, di notte, verso le due di notte, in cielo e l'ho visto prima a forma di triangolo col vertice eh, in giù, dopo, su, dopo qualche mese si è girata, eh, il triangolo si gira e c'è il vertice in su. Allora io l'ho visto e ho detto, ah, caro Roberto Gatti, t'ho scoperto. ho <ride> scoperto. To scoperto. <ride> Bene, e lì ho continuato tranquillo, sereno, contento e poi è andata così e quindi e dopo ho questa... continuato, ho continuato eh, sono tornato ho fatto questa verifica a telefono mh, ancora più contento perché avevo avuto le, i mie, le mie risposte ehm, ma non perché avessi dubbi anzi ero sicuro però mh, è sempre meglio metterci una linea eh. sotto mh, per cui mh, dopo ho proseguito la mia vita mi sono sposato avuto due figli eh, sono arrivato a 57 anni mi sono sempre interessato di queste cose ma in una maniera molto soffice senza premere troppo poi c'è stato l'ultimo periodo verso il 2007-2009 insieme a un altro amico un mio amico che si chiama enrico eh, avevamo, avevamo una spinta come se ci fosse qualcosa che spingesse dobbiamo indagare un po' su queste storie degli UFO, de de degli oggetti ma eh. tu nel frattempo avevi anche poi cambiato lavoro perché eri diventato istruttore sì, di lavoro, sì no? nel frattempo, nel frattempo eh, ma erano sì. passati tanti anni ne ho eh, iniziato appena dopo tornato dall'Algeria un anno dopo circa sì. <ride> qui siamo già avanti nel tempo come, ed è lì che conobbi Stefano Breccia eh, che era un pilota di Alianti sempre un po' fuori allenamento visto il lavoro che faceva eh, e che eh, poi ho capito che lui venne in aeroporto ma fece subito amicizia con me eh, e ogni volta che veniva per volare ecco, doveva far vedere che avevo un po' di foto tue da... Eccolo qua, mentre vola, insomma, quella è già stata sì, un bel sì. cambiamento. Voglio dire, eri già, avevi già fatto un salto e hai incominciato ad avvicinarsi a loro, avvicinarsi eh, a loro infatti andando io quando, in giro per il cielo, no? Ma quando sto in aria sto a casa, guarda, eh, io sto bene eh. quando sono in volo, quando sono a terra non sto più bene. Quella è la mia casa. Eh. Quindi con Stefano andavamo in giro, facevamo. Uh, un giorno, Stefano mi è ritornato. Sì, dopo Stefano, io... tu l'hai conosciuto lì, appunto. Perché sì, lui sì, tu facevi sì, sì. sì, sì, era io, lì? Er che... Era lì che doveva stato. volare. E, e la prima eh. volta ven venne da me: non, non ci conoscevamo. Dopo la prima volta, veniva sempre da me. E se non c'ero io, non volava, non volava. no. Mm. Se ne andava e ritornava il giorno che c'ero io. E veniva lì, cercava me, voleva, ma lui aveva già qualcosa che io non sapevo perché a quell'epoca io non sapevo, ma lui già faceva parte del caso amicizia, non quello ufficiale di cui si parla. Stefano Brescia eh, ha no. avuto un caso tutto a parte, tutto suo. Dopo, sì. verso il 60 62, 63, grazie a uh, Siracusa Venne a sapere che c'era un gruppo a Pescara con un responsabile che era Bruno Samaciccia. Samaciccia. Eh, ecco, lo... spieghiamo ai nostri amici un attimo il caso Amicizia. Noi abbiamo nel salotto da me ho avuto piacere di avere Gaspare de lama con la moglie eh, Mirella. Mirella, è venuto, sì, è venuto più volte e, e, e quindi. Hanno già avuto modo i nostri amici di conoscere eh, la storia, ecco, del caso Mitizia ma magari c'è qualcuno ancora che non conosce, però diciamo che è stata una un'esperienza che oh, diverse persone hanno vissuto per parecchio tempo perché è durata, a differenza di Giorgio ben, Di Bitonto, che è durato otto mesi, erano un gruppo no? negli anni 80, erano otto mesi e invece qua è partito nel 56 è durato eh, fino eh, al 78. 78, no? 78 esatto. Ma veramente nel 78 per il gruppo ufficiale perché in realtà sì. è, è andato avanti fino al 99 perché sì. mh, con Stefano Breccia e con Emilio Braviroli la cosa si è protratta. Dovevano sì. allontan allontanare eh, la gran parte del gruppo perché c'erano stati dei problemi all'interno del gruppo Amicizia, come avviene in tutti i gruppi terrestri ovviamente, sì, eh, certo. eh, sì. errori a destra e a manca e loro quando cominciano a vedere che questi errori non vengono corretti ma vengono ripetuti, allora preferiscono allontanare. E, sì. e dissero ufficialmente, noi ce ne andiamo, per adesso ce ne dobbiamo andare, torneremo nei primi anni del nuovo millennio. E guarda caso sono stati precisi perché hanno beccato me il 25 febbraio 2008, che guarda caso il 2008 sono i primi. Anni del nuovo millennio. Sì, certo. Mentre invece, c'è cioè, scusami, lui, diciamo un po' la coda era stata quella con eh, Siracusa che. Eh, Siracusa eh, che aveva, aveva, diciamo, era stato preso come Siragusa. riferimento per i messaggi che dovevano arrivare alla, a, Stefano. A, a Stefano Breccia, perché Stefano Breccia aveva a, a, altre, altre funzioni in quel caso. In ogni caso i messaggi che arrivavano, tre, tre messaggi, quattro messaggi che furono mandati a Siracusa Eugenio Siracusa che li conosceva bene, tanto erano gli stessi quelli che contattavo lui, certo. erano Pleiadiani. I Pleiadiani fanno parte della confederazione, perché il V56 non è un popolo, è una confederazione galattica dove ci sono decine e decine di popoli. Loro non chiamano razze, chiamano popoli, perché per loro la razza è una, umana, razza umana. Poi gli altri sono i popoli, che sono di diversi pianeti, diverse galassie, ci sono anche quelli che stanno dentro la confederazione, che sono della quinta dimensione. Mm. Eh, sì, eh, ce ne sono un paio di esemplari come popoli. Gli uomini rossi eh, non, sono della, non sono fisici, sono energetici. Infatti per stare in mezzo a loro, dentro la base, indossano una tuta che diventa rossa per l'energia che sviluppano. Ecco perché chiamati gli uomini rossi, perché non, non sono uomini, sono energia in realtà. Sì. Eh, Però, perché senza. La tuta diventa rossa, certo. Sì. Non, non, non potrebbero stare insieme agli altri vicino, Ma li non, no? Non li danneggiano. Il problema è che quando si muovono, eh, l'aria si muove perché l'energia eh. muove l'aria e eh, eh, destabilizza. Qualcuno che di sorpresa vede che si muove l'aria anche fra i V56, potrebbe destabilizzarsi. Eh. Allora, per evitare eh. questo, eh, indossano una tuta che sono sempre visibili come fosse. Tant'è vero che la tuta. Eh, non ha la parte della mano i guanti, come non ha la parte del, de, del piede arriva alla caviglia e arriva ai polsi io ho la foto degli uomini rossi e quando la vedi, vedi che arriva al polso e arriva alla caviglia ma non si vedono né i piedi né i polsi ma si vede la testa perché hanno il cappuccio e mettono il risalto, la foto mette in risalto, tutta l'area del cuore che invece di essere rossa è gialla proprio per il fuoco, e è questa bellissima. è una caratteristica che quando si fotografa uno di loro va sempre in risalto la parte del cuore perché, perché loro dicono che l'energia madre, che è in ogni corpo, risiede nel cuore, è quella la sua abitazione. Diciamo e quindi e, e, mh, per andare a riprendere un po' appunto le, il filo del nostro discorso eh, dicevamo Siragusa appunto raccoglieva, cioè, portava questi ah, messaggi ha raccolto questi due, no due, tre messaggi che venivano dalle sì. varie navi che bodevano, sì. dovevano essere poi eh, consegnati eh, alla stazione radio della Capitaneria di Porto di San Benedetto e di Pescara, San Benedetto del Tronto e di Tronto. Pescara sì e mess un messaggio che andava ai pescatori di eh, tutta la costa, Adria, a tutti i pescatori, infatti fu consegnato una copia a tutti i rappresentanti di questi pescatori, perché eh, alla, alla fine eh, stavano avvisando queste persone che stavano in mare di non preoccuparsi perché uscivano ed entravano dischi volanti nel mare Adriatico io ho conosciuto direttamente eh, persone che eh, in quell'epoca eh, stavano, per esempio, a Pineto, che è una città. Eh l'area di tutta la base no, che adesso mostriamo in la, è, è larga. Sì, questa è già larga. quella ridotta, è già molto ridotta perché dopo il 78, perché gli scontri del 78 ci sono stati... Perché attaccati dai CTR, dai Ueiros. CTR è un nome, una contrazione della parola contrari, CTR. Ma il vero nome loro hanno dato a questi, poi spiegheremo chi sono, certo. che non sono esseri umani. Sono esseri umani, sì, perché sono esseri umani, ma sono macchine. Macchine eh, artificiali che sono state create proprio nelle Pleiadi e proprio dai V56, guarda qua, da, da, da quella parte che sta nelle Pleiadi. E eh, poi spiegheremo anche questo, cari amici, tenete eh, Sì, eh, questa è una storia. andiamo che... per ordine perché non possiamo dire tutto qua. No, non è impossibile. Quindi, ma questo, non ci... Questa sera noi faremo un po' una carrellata, tanto per inquadrare. Mm, ma poi io questa sera vorrei battere subito la situazione, gli aspetti sì, importanti, importanti della certo, spiritualità, certo, certo, non intesa certo. ovviamente come religione, perché qui la religione non c'entra niente. Non, non esiste, la escludiamo proprio. Sì. Per cui mh, loro... Eh, voglio ecco... solamente finire una cosa solo e far vedere ai nostri amici perché appunto c'era questa base che era lì in quella zona, cioè, e poi tutti pensano che ci sia, ecco, c'è questa foto che è molto importante, no? Eh, sì. Adesso voglio fare vedere eh, ai nostri amici. Eh, questa foto è una foto che praticamente permette, aspettate che vi cerco un'inquadratura, eh, permette di... No, la puoi la mettere fate... anche in grande in modo che si vede meglio. Certo. In, allora, mi mi tutto tu, il quadro. Spiega, spiega tu, spiega tu. Allora, eh, eh, quando andammo io e Stefano Breccia, eh, a, che mi chiese lui dopo 6-7 mesi che io ero entrato in, in amicizia, mi disse adesso ti devo portare a casa. Eh, io non avevo capito ma lui intendeva a casa a Roccapia di Ascoli Piceno dove sotto c'è la base, l'ingresso per la base dei V56 andiamo lì, abbiamo fatto dei giri, mi ha fatto vedere tutto, poi mi indicò il punto di ingresso alla base e io gli ho detto scusami Stefano ecco la macchina fammi una foto e lui mi ha scattato una foto con la mia Fuji, appena ha scattato la foto sono andato a vedere, visto che è digitale, vedo subito il risultato e mi sono trovato davanti questa foto con i cerchi rossi sotto ai piedi, due cerchi concentrici più queste bolle di energia che vedete che escono fuori, al che l'ho detto a Stefano, ho detto Stefano guarda un po', Stefano, guarda la foto e disse: eh, Non si tradiscono mai. Ti hanno segnato loro il punto d'ingresso alla base. Infatti, i miei piedi sono esattamente dentro ai cerchi rossi che segnano eh, l'area che sprofonda quando si va alla base. È come se la terra, la terra sprofonda proprio. Ok. Ecco, allora. Andiamo avanti, ecco aspetta. che adesso ci riportiamo di nuovo su. Eccoci. E, e quindi, eh, allora, l'esperienza le, le, appunto della, della base con eh, Stefano Breccia, i contatti sì. e tutti i ritrovi poi a fare conoscenza. Raccontiamo un attimo su questo incontro con un personaggio così importante come Sigis. Eh, sì, ci vabbè, è, avvenuto, è avvenuto quando io ho conosciuto Stefano all'aeroporto, ehm. e parlavamo solamente di questioni aeronautiche o addirittura di eh, informatica, computer e roba del genere. Io non sapevo nulla di lui, ovviamente, io ho saputo tutto nel 2008. qua stiamo parlando dell'83-84. Mi doveva consegnare un manuale che mi disse, ma l'avrebbe fatto stampare lui perché io, essendo il suo istruttore, quando gli chiedevo qualcosa, lui immediatamente si metteva in azione. Eh, mi disse un giorno: Vieni, passa in ufficio alla Rai Stromoli, che era la scuola superiore di informatica e a quei tempi era il fiore all'occhiello dell'Europa. E lui ne era presidente ed amministratore delegato, direttore di molti programmi all'interno. Stavo nel suo studio, mi venne a prendere giù all'ingresso perché lì difficilmente si entrava, eh, mentre stavamo parlando mi stava illustrando questo manuale, eh, si apre la porta ma senza che nessuno bussi, dica permesso, entra un tipo con barba, baffi, mi guarda, poi la stanza era grande, si dirige verso degli armadi che stavano sulla mia sinistra ma le, più, più indietro delle mie spalle. Eh, io ho guardato Stefano come per dirgli, ma che fa questo? Entra alla sala del presidente, non chiede permesso, non dice buongiorno, non dice niente, ma che razza di educazione è? Questo, lui mi guardò in faccia e mi fece un sorriso, un so, il suo solito sorriso eh, sarcastico, ma non mi disse niente. Al che dopo neanche due minuti... Questo signore torna indietro, passando vicino dove stavamo noi però questa volta, saluta Stefano, mi guarda, io lo saluto, buongiorno e se ne va. Però non portava niente in mano, quindi non era venuto praticamente a prendere un bel niente, era venuto perché doveva venire a farsi vedere e vedermi. Ma io non sapevo niente. Ho saputo dopo nel 2008 da Stefano, quando ha capito che io ero dentro, mi disse, ti ricordi quello con la barba che è entrato dalla porta? Eh, sì. quello è Sigis, che eh, lavorava con me da sette anni, perché ha lavorato lì dentro per sette anni. Lui è una eh, femmina eh, V56, che non è però del, dello stesso pianeta di Sigis. Lei veniva dalla la costellazione della Lira mentre Sigis viene dalla eh, eh, diciamo, ha avuto origine alla costellazione del Cigno esattamente alla testa del Cigno eh, dove si trova il sistema binario eh, albireo binario mm. per chi non eh, ne sapesse qualcosa significa che ha due soli eh, e vista la particolare distanza fra questi due soli nel suo sistema solare accade qualcosa di particolare e lui mi ha raccontato praticamente spiegandomi tutto ciò che avviene eh, nell'arco di un certo tempo il suo pianeta praticamente cambia da un sole all'altro cambia rotazione eh, in, dopo quattro anni e questa è una storia tutta questa da capire davvero, ma sono curiosità che affronteremo, certo, affronteremo certo affronteremo so, all'epoca esatto. Eh, affronteremo le tante curiosità, ma soprattutto cercheremo di far capire le cose importanti che già questa sera metteremo eh no. sul tavolo, è vero, eh, di questo nostro bellissimo, bellissimo salotto. Ecco, quindi cioè, io intanto volevo mostrare ai nostri amici come cioè, i tuoi rapporti, perché poi sopra a casa tua passavano anche. Ah, continuamente quando passavano continui, mi, mi chiamavano in pratica perché mi inducevano ad uscire fuori con la macchina fotografica io stavo facendo lasciavo tutto uscivo fuori e mi ritrovavo questi signori che sta, passavano continuamente ecco qui non, non so se si vede come si vede questo è un sigaro che passava proprio davanti è, ed è abbastanza lungo e grande questo è lungo quasi 300 metri è visto di, di angolo a 45 gradi, ma è molto lungo, sembra un, assomiglia a un serbatoio del gas, ma è un sigaro molto lungo e stava molto alto. Gli altri quattro stavano alti e passavano, hanno fatto anche un giro perché poi ho visto che sono tornati indietro. Tra, praticamente sono venuti apposta. Eh, questo è questo. Ma far vedere che poi ti, ti salutavano in tanti modi. Ecco anche così. Sì, ma ecco, questo è un cuore che mi sono ritrovato la mattina quando ho tolto il pigiama. Ho visto che sulla mia mio braccio sinistro c'era questo cuore che mi è rimasto lì per quasi un mese. Eh, attenzione, eh, non è una bruciatura, questo invece è un cuore che mi hanno lasciato. Questa è una batteria del mio telefono cellulare, il Samsung S5. E quando ho tolto la batteria per cambiarla, perché io ho batteria di scorta ho visto che c'era questo cuore sopra. Eh, ovviamente il telefono no, mio non fa cuori, quindi qualcuno ci avrà fatto questo cuore. Li ho ringraziati come al solito e va bene così. Ecco, quindi <coughs> è anche bello, insomma, fare vedere ai nostri amici. Sì, eh, ma certo, non è il piano. Non, ecco, non ecco, esatto, dove anche tu, insomma, come... Abbiamo tante testimonianze no? dei nostri amici di Focus che ci raccontano di segnali, di cose che ci fanno capire che non siamo soli. No, no e assolutamente. Che quindi è... Dobbiamo eh, interrogarci su quello che è il vero senso della nostra vita. No? Att attenzione che qui dentro casa mia, mh, se viene una persona che non c'è mai stata, mh, ho paura che eh, scapperà subito, eh, perché ogni tanto è festa nazionale qua dentro. Eh, botti da tutte la le conta. parti a mezzanotte eh, no, aprono gli sportelli delle eh, de, 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 de credenze li sbattono eh, io sto dormendo mi sveglio la prima volta veramente mi sono impaurito ho sentito un botto che non finisceva ho detto che è cascato che è caduto che cosa può poi no, che cosa può cadere mi alzo tutto a posto eh, Due, due sere dopo di nuovo un botto, ma questa volta doppio. Prima uno e poi l'altro. Ho detto, ok, divertitevi per favore, ma non rompete piatti, non rompete niente, perché io ricompro io. Sì. Tutto qui. E così è andato sì. via. L'altro giorno sembrava che fosse caduto un pezzo di legno, ma di quelli grandi, ma dentro casa pezzi di legno non ce ne stanno. Li fanno cadere, fanno dei botti sì. paurosi. Eh, anche a me eh, succede, devo dirti che ogni tanto cioè, mi, mi spavento un po' anch'io perché beh, cioè, pure, pure, cioè, faccio il conto di tutte le, le ipotesi no? e poi capisco, dico va bene, grazie, sì, danno perché... un segnale della loro presenza, ma cioè, esatto. la parte razionale, quindi poi scandagli, vedi tutte le ipotesi, dici ma può essere stato questo, quell'altro, sì, vai contro, no, 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 sì. e poi tu dici che... Eh, Così niente. deve essere, devi togliere di mezzo tutte le possibilità reali e nostre, ma certo. eh, quando c'è un botto e non c'è niente che si rompe, niente che si è mosso, niente è, chi è che ha fatto questo botto e non è una volta? Attenzione che è ripetitivo, eh. quindi la cosa si ripete nel tempo, e comunque te l'ho detto è sempre festa nazionale e quindi questo rapporto con, con, con Stefano è stato veramente cioè lui è stato il tuo mentore insomma Beh, è stato io appena poco tempo dopo gli ho detto ok da questo momento io e te siamo fratelli non ecco. mentore lui è il fratello ma io sono figlio eh, avere 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 un fratello e da questa foto sai perché ho, ho ritagliato la foto guarda Stefano cosa sta facendo io guardo la macchina fotografica di quello che sta facendo la foto no che era un amico ma guarda lui dove sta guardando cioè hai riflettuto lui non perdeva lo sguardo da me eh, per cui mh, era praticamente lui sapeva che doveva assistermi fino alla fine eh, è stato il mio maestro e ti devo dire che la sapienza e la conoscenza che aveva Stefano Breccia erano mh, al di fuori della portata terrestre e io gliel'ho detto 4-5 volte carissimo Stefano e ho detto tu mh, a me non me la dai da bere tanto facilmente non sei chi dici di essere e infatti secondo me lui non era ciò che che voleva far sembrare essere, sapeva quello che non sa nessuno scienziato terrestre. Sì, era eh, anche lui, secondo te, era sì, un... V56. Sì, sì. O, o era un V56, o era uno un altro. Eh, mm. che è venuto sulla Terra con incarichi, ma consapevole al 100% dell'incarico che stava svolgendo, come l'hanno fatto capire a me, come l'hanno fatto sì. capire ad altri, sì. per sì. cui <coughs> si comportava però di conseguenza. Lui non parlava mai oltre certi limiti, infatti, qualcosa gli dissi: Ma scusa, non me lo potevi dire tu da due anni che ci conosciamo, la cosmologia V56 che mi è stata trasmessa in tre ore e cinquantaquatt minuti continuativamente. Tre ore e cinquantaquatt minuti di trasmissione sia eh, di ehm, concetti ma anche di immagini. Io vedevo quando gli ho chiesto, scusami, eh, perché lui mi ha detto, ah sì, questa io l'ho scritta subito a casa, eh, quattro pagine di foglie Word, gliel'ho mandata, mi ha detto vieni a casa subito. E io sono andato a casa il giorno dopo. Mi ha detto, sì, questa è cosmologia V56. E eh, un momento, ho detto, sai anche... Io ho ricevuto si chiama... telepaticamente, ecco, per Sì, spiegare Telepaticamente, nostri... eh, in telepaticamente. tre ore e 54, 55 minuti. È bello sì. che sono tornato a casa il pomeriggio, verso le 5, e ho messo nero su bianco senza perdere una parola. E sì, sì. devo dire la verità che a tutt'oggi è tutto scritto e tutto segretato, però il, il 60% lo ricordo ancora. Poi qualche particolare mi sfugge e devo andarlo a rileggere. Sì. Certo, senti Damiano, vogliamo eh, spiegare anche che cosa vuol dire la sigla V56? Sì, a parte ecco, sì 56 all'anno. All allora, loro dicono che un essere vivente, eh, quando ottiene una vittoria di qualsiasi tipo, ne deve subito avere una seconda, immediatamente seconda vittoria. Quindi quelle due V stanno per doppia vittoria. Questa seconda vittoria qual è? È eh, quella sull'ego che scaturisce dalla prima vittoria. Vincere o controllare l'ego che si è scaturito o si può scaturire nell'ottenimento della prima vittoria. Quindi sono due le vittorie. Sì, sì. Ottenuta la Gli prima interessa. vittoria sì ottenuta la prima scusa credo bisogna così. ottenere immediatamente la seconda perché loro dicono se a, ca a causa dell'ego che scaturisce dalla prima vittoria voi non funzionate bene cominciate a funzionare male sì, sì. Bisogna, entrare nel un... eh, bisogna entrare nell'universalità esatto, hai di esatto. Eh. tu hai ottenuto una cosa sei riuscito ma questo non ti deve porre <coughs> in un gradino più alto o in situazioni no. di eh, prevaricazione sugli altri. L'hai ottenuta? Bene, a posto. Devi ammortizzare tutto l'ego che può nascere dalla prima vittoria. Entrare in quello. Sì, infatti credo che poi eh, in, eh, questa seconda vittoria è quella che poi porta tante volte anche a... Cioè ad avere, bisogna anche essere un po', un po duri, no? un po' rigidi se devi fare... Eh, è vero? Eh sì. Non è che si può essere non, poi non tanto morbidi, sì. eh, no? Alla fine ti scontri so. magari molto con gli ego e queste cose che tu. Sei a fare il servizio sì, okay, esatto. il fraintendimento, certo esatto, eh, è sempre esatto. così. Non è, eh, però anche quella è una palestra, anche quella per chi deve fare, perché non è facile. Eh, no, non è facile perché noi siamo praticamente qui sulla Terra, siamo condizionati da culture, da certo. eh, religioni varie che ci portano a. A deviare completamente da quello che è l'assetto cosmico, che si basa sulla eh, l'etica, la morale e il rispetto. Ma qui, io, da quanto posso vedere, ma anche negli anni precedenti, di etica, di morale e di rispetto mh, ce n'è rimasto ben poco, eh? A qualsiasi livello, anche all'interno di una famiglia c'è poca etica, poca. Sì. Eh, morale soprattutto non parliamo delle famiglie o quelle che si chiamano famiglie e, e poco rispetto loro dicono se lavorate nell'etica nella morale e nel rispetto cosmico non c'è bisogno di nessuna legge perché sarete voi stessi a eh, darvi la strada da seguire non occorrono altri infatti nei loro mondi non ci sono avvocati, non ci sono carabinieri, poliziotti, certo, certo, giudici certo, certo, e quant'altro. Certo. Ognuno sa cosa deve fare e soprattutto cosa non deve fare. Certo. Ovviamente Senti. manca il, il ehm, scusami, manca no. eh, eh, la, il soggetto principale che crea a volte l'ego, il potere, la moneta. Denaro, la loro, il denaro non esiste, non certo. certo. Non eh, esatto. Sì. sì, il problema è che cioè, tante volte anche viene usato, cioè, viene anche molto camuffato. Ecco, ad esempio, noi abbiamo una realtà, c'è cioè, una realtà tipo questa, cioè dove si. Si parla della spiritualità, eh, però è molto commercializzata. Eh, <ride> la spiritualità terrestre, la, lasciamola perdere eh, eh, perché e è così, eh, eh. però. Comunque, l'importante allora, eh, è che eh, si riesca poi che ognuno deve prendersi vero, le proprie responsabilità. Eh, e noi ci siamo presi questa responsabilità l'altro giorno, discutendo insieme. Mi ha detto, ma noi che, che cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare con tutto quello che ci hanno dato, con tutti i compiti che ci hanno rifilato no? a me vent'anni fa? Meno, eh, ecco. eh, cosa possiamo eh, fare facciamo allora, servizio facciamo servizio e cerchiamo lo, di dare il compito altri. è come mi disse sigir tu semina ma non girarti mai dietro tu parla chi ti segue ti segue chi no eh, peggio per lui non è mh, a loro mh, quando lo dicono una volta perché Sigir poi è il tipo che quando dice qualcosa e tu gli fai la domanda, scusa, ma quella cosa que... ho detto non mi ripeto mai e lì si chiude la mano, tanto puoi sbattere per sì. terra e tanto non lo ripete i miei contatti sono un po più molto più clementi, anzi a me hanno detto chiaramente deve aiutarci vent'anni fa, che io dicevo ma perché proprio a me? Mi dicevano tu devi aiutarci a salvare le anime, questa frase mi diceva all'inizio allora, il mio contatto, ma il tuo eh, contatto... il mio arcangelo che noi chiamiamo arcangelo poi eh, questa è tutta una parentesi no? poi da, da aprire ma no? eh, se non mi sbaglio ti è stato anche data questa spiegazione da mm. quanto mi hai raccontato, ma sì. io lo so mi detto detto noi appariamo anche... voi. Eh. È chiaro, loro appaiono a, agli umani e non a tutti, attenzione, agli umani secondo la forma che sono in grado di ricevere, e, e secondo le vesti che sono in grado di ricevere, eh, appaiono anche secondo le apparizioni mariane. Non è che le apparizioni mariane sono eh, quelle che la gente immagina sono loro che si rivolgono alle folle che sono purtroppo catturate dalla religione e sanno che quello è l'unico sistema per parlare certo. E quindi si presenta come mai che tutte le madonnine non ce ne sta una uguale all'altra, tutte diverse, perché quella che c'è di turno quella va a fare la, la presenza in pratica. Ma questo l'hanno detto anche il V56, veramente. Certo. Ma pensate che le vostre apparizioni mariane, che cosa siano? Siamo noi, ha detto. Così ci disse Sinas. Sinas a me, me, me ha detto, noi appariamo a voi e ai vostri occhi, così come la, la vostra mente. Eh, può accettarci chiaro. e soprattutto voi possiate ascoltare le nostre parole perché poi quello che conta sono le parole eh, infatti, <ride> la conoscenza, quello che infatti. loro arrivano per aiutarci nella conoscenza ecco, guarda che eh, anche i V56 nell'isola di Friendship eh, in Cile vicino al Cile, eh, sì. loro lì vista la... Mh, la qualità delle persone, la bassa cultura e la religiosità. Loro si presentano come arcangeli, come angeli, vanno in giro in mezzo alla strada. I V56, sto parlando che sono carne e ossa, sì. perché loro sì. sono sempre carne e ossa, anche se hanno una densità corporea molto inferiore alla nostra, perché stanno in quarta dimensione. Eh, in quinta non ci si può andare col corpo, ci si può andare solamente con l'energia. È ovvio. Ecco, il mio contatto è quinta dimensione. Beh, infatti, non ha un corpo, immagino, no? No, eh, no. Appunto, eh, io ti ho dissi: è aria, ma non perché è aria, ma perché quando si muove, muove l'aria, in pratica. Mm. E se tu lo vedessi, nonostante tu sei preparata. Come mi ha detto che io mi spaventerei, mi ha detto un problemino lo avresti. Sì, sì, io gli ho chiesto, gli ho detto, ma se tu mi apparissi adesso, in questo momento, quello che tu sei realmente io mi spaventerei? E lui mi ha detto, sì, eh, se, certo, sì. Perché sì. Perché se vedi sì. di muoversi l'aria e non vedi niente, eh, sì. ti piglia il panico. Ma È nella quinta lo... dimensione eh, ci sono queste cose, tutte, eh, ci sono appunto quelli che non hanno il corpo, esatto. Nella quinta no, ci sono solo quelli che non hanno il corpo, solo energia. Il corpo alla quarta dimensione è tutto. tutto. Per passare alla quinta il corpo non può coesistere perché le frequenze dell'energia sono talmente elevate. Ecco, poi ti farebbe anche male se lui sì. si palesasse e eh, stesse proprio direttamente vicino sì. a te. Fa male perché io che ho provato l'energia di quarta e per mezz'ora e ti dico sinceramente sarà stato anche bello per 4 o 5 ore, però ne risenti dopo quando quell'energia viene a mancare. È come una droga, eh, la sua effazione, perché io con quell'energia tu esci fuori da quello che è il contesto terrestre, pur stando sulla Terra tu non sei più sulla Terra, sei in un, un'altra dimensione. Certo, c'è un di è, come... è anche energetico. Esatto, eh, è, eh, è, tutto, è tutta energetico. una questione. Per cui, ecco, se lui si facesse vedere, tu potresti anche… Eh, in, quinta, in quinta dimensione il corpo non può esistere. Ecco perché non si, con un passaggio col corpo non si può andare in quinta, si va in quarta, con l'ascensione corporale. Per, sì. per andare in quinta bisogna lasciare il corpo e qui entriamo nel discorso morte che non sì. è morte ma è transizione sì, che bella eh, come termine una definire la transizione dalla parte materiale a quella energetica la morte in realtà non esiste perché l'energia lascia L'involucro che o perché ha avuto un incidente o perché è consumato vecchio e quindi non funzionante e ritorna a casa perché l'energia non può andare in quarta, deve andare per forza in quinta, salvo eh, che non sia incarnato, eh. proveniente da una dimensione superiore ancora. Ma quella non è normale addestramento, è venuto per fare un compito. E sulla terra so che ce ne sta qualcosa migliaia o più di... che sono qui per fare aiutare in questo momento la l'umanità in questo passaggio perché è un passaggio critico un passaggio eh, inarrestabile evento unico ed irripetibile sì, come dice Sigir eh, Damiano vogliamo fare ancora un lo so che dovremmo parlare molto di più della conoscenza, dei contenuti e delle cose, però vogliamo affrontare ancora un pezzettino sulle curiosità, vogliamo parlare di come è fatto un disco volante, vogliamo far vedere ai nostri amici un po' come... Allora, parliamo appunto di eh, realtà dove noi sappiamo che Stefano Breccia ci è andato su parecchie volte, no? Stefano esatto. Breccia è andato tre volte è stato ospite sul disco volante ha fatto anche foto e ricerche su come ecco. si muovono i dischi volanti ha fatto arrabbiare anche un V56 Sedrac perché eh, gli ha contestato certe cose che secondo lui il disco volante si va a destra va a sinistra deve andare lì perché va a destra va a sinistra ha detto ma scusa eh ma non abbiamo mica i problemi che avete voi di e consumi voi. e di risparmi sì. di energia che dovete andare dritti il disco non ha questo, tu gli hai detto che volevi andare da qui a lì bene, gli hai detto in quanto tempo ci vuoi andare, bene ti ci ha portato, sì, ci ha portato in quel tempo, sì, allora cosa vuoi gli disse. il disco decide lui se per andare da Torino ecco a Pescara eh, la diretta sarebbe la per, più... ma se il disco decide di fare il giro della terra ed andare a pescare è un problema suo ti ci deve portare con quel tempo e noi non abbiamo problemi di energia o di consumi o di aria che ci frena certo perché loro viaggiano adesso faremo anche capire questa cosa eh, allora, eh, potremmo fare po vedere ma sì. solo adesso facciamo vedere solo qualche immagine sì. eh, se tu sei d'accordo ecco qui pu puoi spiegare già tu allora, come questo come è il classico, come... è il disco proprio dei V56, che poi grosso modo sono tutti uguali, ma questo è particolare perché secco, se tu lo ingrandisci vedete quel cupolino piccolo sopra nero che ha, eh, quel l'emettitore eh, di silicio, le linee di uscita, eh, poi eh, c'è cioè, praticamente... È il polo fusaline eh, ed apertura dei campi magnetici. Il bordo che c'è sulla parte bianca più in basso, io purtroppo non posso indicare, eh, è il punto di deflessione delle linee di campo magnetico, eh, poi ci sono quelle due gialle, quelle quattro gialle sotto sono gli eccitatori della campana <coughs> che servono per generare onde gravitazionali. Al centro di quel cupolino bianco c'è la colonna eh, magnetica che è piena di... Mh, eh, oddio, in questo momento mi sfugge... Eh, ah, l'elio liquido. liquido. Eh, quindi mh, ci sono vari, vari componenti che qui infatti è stata mantenuta non trasparente la cupolina bianca sopra perché dentro ci sono degli organi che non si devono vedere, non è stata riprodotta. Eh, se puoi ingrandire eh, si vede anche la disposizione di una poltrona che è a sinistra, ma ehm, non c'è niente dentro un disco, eh, c'è pochissima roba. Ecco, quello che vedete mh, è la parte eh, di un piccolo monitor sulla destra eh, che non ho capito che cos'è questo questo coso al centro qui eh, rettangolare però c'è sopra il, mh, la cupola che prima vedevate bianca qui nella, applicando un determinato campo elettromagnetico riescono a dematerializzare il disco che è di ferro e diventa trasparente per cui è come se ci fosse vetro ma in realtà è ferro questo è il piccolo sono due foto quella di sinistra eh, con un eh, con questo specie di non è un monitor come il nostro ovviamente eh. non c'è cristalli liquidi o altro non ho capito di che materiale è fatto e non posso capirlo e da quest'altra parte a destra il monitor di destra c'è ehm, eh, si vedono delle costellazioni e un qualcos'altro perché loro hanno una, un ampio campo di visualizzazione ma serve a poco perché il disco quando si sposta per voli interstellari praticamente non si sposta ma si disloca Ecco questo, ecco, vedete, sotto è la foto originale in bianco e nero perché dentro al disco non c'è molta luminosità e le foto vengono molto male. Tra l'altro dobbiamo capire che questa foto è stata fatta in pellicola eh, 50 anni fa, 60 anni fa, quindi se fosse stata una macchina digitale o un telefonino l'avrebbe fatta molto meglio. E sopra c'è la ricostruzione fatta da Stefano Breccia, che era un computer grafico, un esperto in computer grafica, e da un ingegnere argentino. Che ricavando dalle foto hanno ricostruito in 3D. Okay. E queste sono due foto, quelle che abbiamo viste prima, ma sono le foto originali, che si vede ben poco, purtroppo. Lui l'ha potuto ricostruire perché le aveva viste con gli occhi. Oh, questa è la numerazione dei v56 che è completamente diversa dalla nostra purtroppo eh, io vedo piccolo chi può ingrandire meglio comunque vanno con i puntini eh, questa è numerazione v56 eh, scusami eh, perché non, riesci, mm. non si riesce a, a ingrandire di più eh, se non volevo farvi vedere. Comunque non è che ci sia granché davvero. Perché diciamo puntini. sono alcune curiosi. Sì, perché sono messi uno, due puntini, due sì, top, sì, tre. Sì. poi ecco, dove c'è cinque eh. ci stanno sette puntini ecco, e vale cinque, sì. dove ce ne stanno cinque vale otto. Cioè io eh. non ho capito come funziona, ma diversa. non mi interessa, io vado con i miei, loro vanno con i loro. E su questo certo. non c'è dubbio non mi faccio un problema ecco e quindi diciamo che eh, queste diciamo, sono, sono un po le, le curiosità perché so che tante persone ecco una cosa però possiamo far vedere molto bella questa eccola eh, se vuoi spiegarla tu ah, ah, ingrandiscila un po ecco no a me mi puoi togliere di mezzo tanto servo a poco ecco allora io ho cercato in rosso Uh, la testa del cigno è Albireo, che è eh, il sistema solare di Sigis, uh, lui è comparso, ha avuto origine su Albireo, ma non ci va da un bel po' di tempo, di anni, uh, perché? Perché questi una volta che partono non è che rientrano a casa come facciamo noi, no. può darsi che a casa non ci tornerà più, Um, Sigis attualmente ha 1400 anni, 1400 dei nostri anni. Uh, lì il, il, il giorno dura il doppio di quello che dura qui da noi. Quindi un, gio un giorno durerebbe quasi 24 ore e dato che commuta da un sole all'altro la rotazione ogni 4 anni, devono usare delle clessidre. E elettroniche per misurare il tempo su un sole e sull'altro perché un orologio cambia la rotazione cambia la velocità quindi cambia anche il sistema di misurazione del tempo che lì ancora c'è il tempo anche se lo gestiscono come la marmellata va bene andiamo avanti questo, questo albireo dista dalla terra 476 anni luce ecco ah, aspetta perché qui ogni tanto la regia <ride> eh, ecco eh, quindi cioè, iniziamo già a delineare questo aspetto ecco che l'universo non è terra centrico e neanche uomo centrico mm? l'universo è universo allora mh, nella nostra galassia, galassia? dico solo la via lattea eh, ci sono miliardi di sistemi solari. Nell'universo ci sono miliardi di galassie, moltiplicate un po' miliardi per miliardi, vediamo un po' che numero esce fuori. Allora, quando poi qualcuno, anche che si definisca scienziato, mi venga a dire, come io purtroppo ho avuto il disonore di ascoltare in televisione qualche quindicina d'anni fa che non è possibile che non c'è nessuno nel cosmo e che anche se ci fosse qualche vita da qualche parte non potrebbe mai arrivare da noi viste le distanze allora quando uno scienziato o un io, io non dico niente sulla persona normale perché poverina ha le sue limitazioni, ma quando uno scienziato mi fa un'affermazione del genere, mi dispiace, ma quello di scienza non c'è proprio niente, perché ha fatto delle definizioni quando lo scienziato prima di fare un'affermazione o una negazione deve provare ciò che dice, quando invece lì ha fatto delle affermazioni che negano l'esistenza della vita nel cosmo. Ma addirittura negano come se tutto il cosmo si basasse sulla misera, inutile fisica terrestre. La nostra fisica, la nostra scienza è la scienza, la potremmo definire elementare come quella dei bambini all'elementare. Loro, i nostri amici, i nostri fratelli, hanno la, la fisica superiore che non è possibile avere qui alla terza dimensione. Guai poi, tra l'altro, se la potessimo avere. Vi immaginate voi avere la capacità di andare da una stella a un'altra qui al pianeta Terra con questi signori che già vogliono mascherare la gente e vogliono mettere i microchip alla gente, immediatamente andrebbero a mettere le bandiere su tutti gli altri pianeti conquistandoli con i cannoni. E i cararmati questo farebbero, ecco perché le terze dimensioni stanno a casa loro come i bambini, devono avere sempre la bidella o il maestro che comunque non li lasci mai soli, perché sono pericolosi, come li lasci soli fanno guai. Quindi noi il certo. massimo che possiamo fare andare sulla luna, ma ci mettiamo una settimana per andare sulla luna, eh. sì. sulla luna che è qui eh, è come andare al tabaccaio all'angolo di casa, eh, perché quando parliamo di 400, 500, 1000 o oh, 3 milioni, 700 mila anni luce, che è la galassia di Andromeda, ma mi spieghi come fa la, la, la fisica terrestre con le velocità di 30.000, 40.000 km l'ora ad andare a... ma neanche a Sirio che sta a 8 anni luce. Andare a Sirio ci vogliono otto anni alla velocità della luce. Sì, questo ci fa capire proprio, eh, come dire, questo atto di umiltà che la mente umana dovrebbe fare. Eh, eh, Soprattutto sì, 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 quella sì, della. Sì, cioè, sì. Io non dico, c'è cioè, la scienza. Eh, ha, ha fatto un suo percorso, ma non ha fatto tutto il percorso. Ha fatto no, una solo, piccola no, parte del percorso, anche no, medico. No, bisognerebbe fatto... riscrivere tutta la scienza, no? Ma, ma, no, non, si ma non si può riscrivere Siamo all'elementare. Siamo L'elementare sì. si... ha un programma di matematica. Non puoi esatto. insegnare al bambino, anche di quinta elementare, le equazioni e la radice quadrata o la radice cubica. Perché il bambino dell'elementare sta imparando appena a fare le addizioni e le moltiplicazioni. Adesso sono un po' più avanti, eh, Damiano. Sei sì, alla avanti, eh, so però, stiamo la moltiplicazione a due cifre. Un po' più avanti, Io so che siamo a due cifre, massimo qualcuno a tre <ride> sì. cifre. La però però il, sì, sì, comunque il discorso è proprio questo: che c'è, eh, tra l'altro, come dire, c'è un'allerta che è, è ormai nei tempi eh, l'uomo ha dato per quanto riguarda lo spazio per cui noi siamo quelli quegli esseri pericolosi noi siamo quelli della bomba atomica no? Ecco, ecco a proposito ecco. di questo, <ride> esatto eh, loro nel 1950 ebbero i contatti ecco con parliamo di dei contatti, contatti bravo. con Eisenhower nel 1954 il quale rifiutò ogni aiuto perché gli fu chiesto di abbandonare il programma nucleare eh, in cambio all'inizio di una scuola di spiritualità perché dissero i, i v56 e i pleiadiani eh, per gestire la nostra tecnologia dovete portare avanti il vostro grado di spiritualità, spiritualità. Eh, morale e eh, rispetto eh, bravo, perché eh, sono tecnologie che se girate dalla parte del male distruggono tutto e tutti Eisenhower disse che non poteva mettere in pericolo i suoi alleati e tra l'altro fece la battuta, dice, non solo dai nemici della terra, ma anche da eventuali nemici che potrebbero arrivare da fuori la terra. Sì, perché tu con i tuoi fucili e i tuoi carri armati pensi di poter combattere quelli che vengono fuori dalla terra. Cioè questa è stupidità umana che pensa di essere Dio. Quando loro sono in grado di disattivare senza muovere neanche un dito tutte le armi se non le fanno funzionare, come è successo sì. con il caso dei missili di Cuba: hanno disattivato tutte le testate in cinque minuti. Ora, nel '54, eh, loro si sono messi in allarme dal '45, come dice Sedrak. Eh, eh, che è un V56 eh, alto 1,90 m, nor normale, diciamo, dice, quando abbiamo visto che eh, la vostra inettitudine nell'usare l'arma che avevate studiato contro i vostri stessi simili, lì ci siamo preoccupati e abbiamo deciso di far capire all'umanità che non siete i soli all'universo e nel cosmo ma che c'è tanta altra gente tutto qui e lì sono partiti i primi contatti ma guarda caso i primi contatti non sono quelli del 54 e come neanche Draghi. quelli di Adamski ecco. no i primi Prima. contatti sono stati avvenuti tra Truman e i CTR o Weiros la parola Weiros in lingua V56 non c'è una traduzione precisa, ma accostandoci il significato, diciamo, significa non naturali, innaturali. Perché il CTR... sono spiegheremo noi. Questo, esatto. sì, questo lo spiegheremo un'altra volta che... Voglio solo rassicurare un attimo i nostri amici perché ho visto un po' di domande. Adesso poi andiamo a guardare un po' di domande dei nostri amici mm. eh, che vogliono sapere. No, no, guardate, partiremo con... dal prossimo mese. Faremo queste, eh, questa rubrica dove eh, un argomento dopo l'altro faremo un percorso proprio di informazione che possa in qualche modo aiutarvi a strutturare nella vostra mente quella che è la, una visione molto più espansa di quella che... Vera realtà di quello che è la vita e che non è solo questa vita, ma che è anche altro, vero Damiano? E quindi non faremo appunto questa, questa bella scuola, ecco, no? Facciamo questa scuola appunto con tante notizie straordinarie che potranno servire per dare una formazione molto più radicata ancora ed espansa del senso della vita. Mm? Ecco, quindi i nostri amici chiedevano questo, volevo dire perché loro ad esempio sì, hanno… Eh, scusa, scusa, i tuoi amici chiedevano sulla morte e sulla vita, immagino, no? Eh sì, anche su questo sicuramente ho visto tante eh, domande. L'argomento che volevo trattare di più era proprio questo, sì, perché parliamone. è molto importante oggi, sì. vista sì. la condizione, e la situazione di paura in cui si trova sì. l'intera umanità, sì. Eh, ma io non posso parlare all'intera umanità. Eh, purtroppo parlo a non so quante persone ci stanno ascoltando, ma trasmetteranno sì, sì. Mh, la vita. Eh, la vi eh, loro dicono: Noi sappiamo cos'è la vita, non vi è la morte, perché eh, tutta la vita è eterna. Ma loro si basano sull'energia, che è l'essenza vitale anche di un corpo biologico. Tant'è vero che. Quando, come diciamo noi qui, qualcuno muore dopo un paio d'ore che l'energia ha lasciato quell'involucro, quell'involucro diventa freddo perché non c'è più energia che lo sostiene come una eh. macchina, spegni il quadro, si spegne il motore e si raffredda dopo due ore. Così è il corpo umano, ma è un semplice involucro che serve all'energia ed è un modo che loro dicono. Eh, un modo molto ambito dalle energie eh, fare esperienza in un corpo umano perché è l'esperienza le, più diretta attraverso i sensi della materialità, tatto, udito, eh, vista, eh, emozioni, le emotività del corpo umano che fanno crescere o oh, non crescere l'energia che è dentro. Cioè, è complesso l'elemento evolutivo è quello e, e adesso capiamo anche molto bene che stiamo facendo già qualche introduzione si capisce molto bene quanto sia determinante l'etica la morale e il rispetto beh è, è, è chiaro, non avremmo bisogno di niente altro tutto, se tutti questo, ci rispettassimo tanto. perché oggi molti dicono, oh, ho i miei amici, ho oh, i miei amici ma quegli amici sono amici fin quando hanno degli interessi che possono ricavare da te il momento in cui perdono questi interessi scompaiono gli amici, quella non è rispetto, non è etica e non è morale. E neanche amicizia. Abbiamo fatto un labirinto di leggi sulla terra che gli avvocati e i giudici non sanno più dove mettere le mani perché una legge contrasta l'altra. A che servono se poi non le rispettiamo? Abbiamo una Costituzione italiana che è la legge suprema nella scala gerarchica ma viene calpestata ogni istante, ogni giorno. Allora, a che servono queste leggi? Dov'è il rispetto? Dov'è l'etica e la morale? Io questo lo vorrei, vorrei che questo lo sentisse, quel signor Draghi. Senti, ma questa cosa eh, non è questa tua affermazione, no. ci cioè, confermo, voglio, voglio sottolineare, che davvero cioè, eh, bisogna rimettere tutto questo al centro. Perché non abbiamo altre strade? No? Cioè, quello che chiedono sempre i nostri amici dei piani alti, come dico io, è questo, cioè, loro chiedono sempre questo, di andare avanti nella nostra evoluzione, ma che non è un'evoluzione mentale, è l'evoluzione spirituale, perché è quella quella che conta, perché noi solamente attraverso eh, questo tipo di vissuto, che non è nient'altro che una modulazione differente di quella cosa che noi semplicemente chiamiamo amore. E poi si sembra una parola, parola. etica, eh sì, però non è la visione quella da New Age. Ecco, ecco, eh, no, bisogna avere una consapevolezza, ecco, molto più radicata di che cosa sia poi questa scintilla di ener questa, questa energia, ecco, giustamente come dici tu, no? Si vede intorno al cuore, no? l'energia sì, sì, sempre, sempre. Misura, no, ma, esatto. noi sappiamo ehm... che il campo elettromagnetico lì è molto più forte di quello è del chiaro. cervello ma ecco. sì ma anche il cervello ma tu devi sapere che hanno scoperto gli scienziati che il cuore ha milioni di sinapsi più del cervello il cervello certo sì. quindi è di per sé allora se al cervello manca sangue muore subito dopo pochi secondi di mancata errorazione Certo. Se invece il cervello si spegne, eh, va, va in tilt, il cuore continua a battere perché non ha bisogno del cervello. È certo, autonomo. Certo, certo. certo. E, e allora, dunque... Ci sono tante domande, cosa facciamo? Sono praticamente sono due ore che... No, che eh, ore sono... Io direi... Che ah, dovevamo... facciamo... Il nostro sì. programma era ben diverso. Sì. Quello che doveva essere... Io questa sera volevo battere su questo, vale a dire che dobbiamo rifare una diretta in qualche modo perché devo... Questo va detto. Va fatto capire che il concetto della morte che è stato inculcato dalle religioni false non esiste. È stato un sistema per impaurire le masse per poi poterle condurre dove loro gradivano di più. La morte non c'è, non esiste perché sarebbe stupido immaginare tutto questo giochino si compare, si vive, eh, si va alla vecchiaia, eh, si consuma un corpo e poi si muore. A che scopo? Qual è il motivo per cui siamo qui sulla Terra? Cioè, ci deve essere un motivo, non, non, niente viene fatto senza senso. E il senso della vita qual è? È l'evoluzione dell'energia che viene fatta non in una sola esistenza, in migliaia di esistenze. Migliaia. Ecco, certo. eh, questo è un aspetto mh, non di poco conto, Damiano, perché questa la visione da parte delle nostre menti. Cioè, non tutte le menti, ecco, io vorrei dire questo, che non tutti sono pronti per riuscire ad avere questo tipo di visione. però è bene cioè, sforzarci di andare verso questa direzione, perché le testimonianze sono, ecco, ci dicono più da più. Party, è cioè, è vero che non sono interno. pronti, ma se mai sì. si comincia mai esatto. ci si arriva. Ma, e noi qua siamo, per quello che faremo la nostra rubrica eh, domenicale che voi potrete ascoltare eh, e quindi ogni, ogni domenica come... Quando si compra il giornale, si vanno a seguire no? eh, delle rubriche che ci piacciono, così settimanali, anche noi faremo questo. Ecco. Eh, lo faremo dal prossimo, eh, dal, dal prossimo mese. Va bene, ecco, e come fa a ricollegarsi al calendario Maya? Lo dico perché mio figlio, tantissimi anni fa, se lo fece tatuare sulla schiena. Ecco, vuoi parlare? Questo è interessante no? come argomento. Il calendario Maya è stato fatto sì. non certamente dai Maya, questo sì. è fuori discussione. È stato fatto da gente fuori della terra che in quell'epoca viveva lì in mezzo tanto qui in mezzo a noi è un porto di mare, arrivano da tutte le parti. E mm. questo è dovuto al fatto che, come dicevo all'inizio, il sole e questo non viene insegnato nelle scuole, neanche quelle superiori, il sole non è fermo lì e la terra o oh, i pianeti ci girano attorno. No, il Sole si muove intorno al centro della galassia con una velocità di 20 chilometri al secondo, percorrendo nell'arco di 365 giorni, ovvero un anno terrestre, 373 milioni di chilometri, ovvero 4,15 volte la distanza attuale tra Sole e Terra. Quindi percorso, percorre una distanza inimmaginabile. Era facile per quelli extra che stavano all'epoca nel territorio Maia calcolare: è un calcolo facile anche per noi, calcolare dove sarebbe arrivato il Sole dopo 3, 4, 5 mila anni a quella velocità. Adesso il Sole, il sistema solare è nostro, ma non solo il nostro tutti i sistemi solari si muovono perché il cosmo è sempre in movimento non c'è niente di statico niente, quindi noi parliamo del nostro perché ci riguarda il nostro ovviamente eh, si muove e sta entrando in, è entrato già, ecco il famoso 2012 e finiva un'era e si apriva un'altra era, la nuova era è l'era in cui la Terra con tutto il sistema solare il Sole sta entrando in un campo di più alta energia Um, questo campo di alta energia uh, sta influenzando all'inizio molto poco, po pian piano aumenta e influenza anche le persone, gli individui che sono in grado uh, di diciamo ricevere queste energie. Tanto è vero che Sirgi dice stiamo uh, uh, irrorando il vostro pianeta. Con energie pensanti a voi per adesso sconosciute, loro irrorano con le energie oltre a quelle che ci sono, perché il pianeta sta passando in quarta, deve passare in quarta dimensione e quindi deve cambiare la sua vibrazione totale. Sì. Il pianeta è un essere vivente come noi, non dobbiamo considerare ehm, che il pianeta sia un pezzo di terra. No, tutto è vivente nel cosmo. Tutto pulsa, animali, tutti, tutto pulsa e, e lui certo. dice pulsa come un cuore certo. la terra. Certo. Certo. Eh, eh, per cui mh, eh, ti, ti, ti leggo solo quello che eh, come, come vedono loro questa nostra... Eh, non possiamo fare più di quello che facciamo. L'esito finale sarà trionfo per coloro che avranno trovato la strada e la seguiranno. Molteplici dittature si sono affiancate e molte continuano senza mostrarsi. L'uomo sconcerta la sua stessa natura. Molti sono privi di identità, altri sono naufraghi. Coloro che si mantengono stabili assisteranno alla conseguenza e mutazione del sistema. Osserviamo e facilitiamo il processo di ascensione. Altro non è possibile fare. Sigir. Difatti quello che ricorre sempre è che loro non intervengono sul nostro libero arbitrio e anche tutto quello che sta succedendo adesso, che tante volte appunto eh, ci chiedono e tutto loro monitorizzano quello che, che l'uomo fa. Eh, esatto. Quindi avere, appunto, avere delle certezze su quello che davvero succederà, cioè è molto legato a quello che davvero l'uomo sceglierà. Ma l'uomo ha già fatto le sue scelte. Io non, non parlo di questo, ma loro hanno già determinati numeri in mano, sanno già come vanno a finire le cose. Quindi eh, sanno già che faranno un prelievo di quelle persone ma non mi azzardo né a dare numeri né percentuali, anche se le abbiamo, sì. perché, eh, sai, destabilizzare la gente non, non è... No, anche perché niente, non, no. non porta no, a no. niente, no? no? No, però la cosa che io volevo dire è questo, cioè che molto dipende da quello che l'uomo cioè, farà, perché se l'uomo no, farà certe scelte, loro interverranno prima. Se l'uomo. No, quello che so, è una cosa, e questo ce l'hanno detto già dal 1975, eh, sì. come disse Sinas, eh, Sinas eh, voi con le vostre armi vi potete scortellare quando volete. Ma attenti a non mettere il ditino sull'atomica. Bravo, è questo che volevo non dire ve lo, prima, non ve lo permetteremo. Esatto, è questo che è: eh, se, se il pianeta muore, certo. voi morite. Se certo. voi morite, il pianeta vivrà. Sì, ma di fatti loro dicono: il pianeta non morirà mai, potrà finire l'umanità. Certo. Esatto quindi se voi morite il pianeta vive eh, esatto, siete voi quindi... il cancro del pianeta eh, non il pianeta eh, il vostro cancro certo, infatti loro intervengono quando quel discorso che facevo io prima è che loro a seconda di quello ci tengono d'occhio se poi l'uomo decide di azzardare quella, quella mossa lì loro intervengono e intervengono e ce l'hanno detto mm, che... eh, anche Tutto, a me è di, è, di, è di ultimi periodi, un mese fa eh. certo. attenzione perché si stanno creando le condizioni per cui state andando verso la strada di quell'oggettino atomico eh, sappiamo anche un'altra cosa che dato che tu sai c'è una legge di non interferenza ed è una legge sì. cosmica sì. Eh, con le civiltà meno evolute loro se usiamo l'atomica Uh, vale a dire che stiamo per distruggere il pianeta perché l'atomica, poi, quando viene usata sì. non per una prova ma per una guerra, 10-1-10 uh, la Terra è distrutta, eh? a parte l'umanità, anche la Terra. Per cui loro una atomica la faranno esplodere, hanno detto, perché servirà loro come chiave per aprire la porta di non interferenza. Sì, sarà una cosa un po' più limitata, ecco, diciamo. Sì, e poi limiteranno i, i danni. E poi, però... e dopo limiteranno. A, esatto. loro, a loro serve quell'atto, perché sì, con sì, quell'atto sì, sì, loro sì, vengono sì. a salvare il pianeta, non noi, certo, eh? questo che sia certo, ben chiaro. Certo. Perché certo. noi per loro, non è... la morte non esiste, vabbè, sai, loro dicono, sai quanta gente tornerà con la guerra giù a casa? Quante anime? Quante energie? Tante, perché tutti quelli che moriranno tornano a casa. Sì, visione della facciamo. morte e tornare Perché. a casa, certo. Esatto. Sì, di fatti, sì, sì, difatti, tante persone comunque per rispondere un po' dei nostri amici, c'è cioè, tanti, fanno la solita domanda sui tre giorni di buio, sul grande prelevamento. Vogliamo dare allora, allora dare... il prelevamento mm. c'è stato riconfermato, sì. eh, ma verrà fatto prima che, che diventi cioè. Di, appena diventa inferno perché sappiamo anche che ci sarà l'inferno sotto il punto di vista della situazione globale preleveranno i prelevabili quello che hanno. ci hanno detto anche quanti ma no questo non, non lo non si può dire, dire non lo sai, voglio dire perché granche. Andrei eh, sai non è che sono un granché eh. parliamoci chiaro mm. eh, sai come disse Siragusa nel 74 a un'intervista eh, all'epoca gli avevano dato altri numeri che erano più piccoli perché eravamo pochi anche noi di meno anche noi nel 70 68 67 milioni 464 mila verranno prelevati e l'intervistatore dice gli altri concime per il futuro <ride> concime per il futuro perché i corpi quando muoiono forma, concimano il terreno e noi siamo terra ritorniamo. e noi siamo, eh, eh, andiamo a concimare il terreno però no, 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 no. le energie che stavano in quei corpi saranno tornate a casa tutte contente e felici meno male no. mi sono liberato di quella sì, sì, gli elementi volperia. del corpo ritorneranno nella terra. sì Nella so. terra, è chiaro, ecco, noi siamo acqua. Sì, sì, sì. Quindi... Mentre invece cioè, i numeri sono diversi. Ecco, adesso sono un po' diversi, ecco. sì, ma sempre ridotti rispetto Però a quello che cosa... siamo 8 sì. miliardi oggi. eh. Eh, ma non la manca, cosa manca che eh, di, ecco io non so eh, appunto se tu convieni, è eh, che eh, la cosa che sarà determinante è l'evoluzione, cioè quelli che vengono eh, salvati sì, in base a esatto, cose. quelli che sono in frequenza, eh. guarda, lo ha detto qui, coloro, come ho letto prima, e eh, questo Sigil quando parla mh, le cose, ehm, chi, ha, eh, chi è nelle basse frequenze non entra nei nostri sistemi questi quando parlano sono molto è precisi stretti stretti, stretti. Non, non, non dicono una parola di più ma non neanche una parola di meno eh, praticamente eh, tu pensi è un che invito femmino... all'evoluzione Damiano è un invito sì, all'evoluzione sì, è, anche... è un appello all'evoluzione hanno anche detto che non si può evolvere in un mese e questo non di certo, facciamo ecco, i furbi. Eh, Dato che vi. questa situazione è agli sgoccioli, cioè qui non parliamo più di vent'anni o di un secolo, qua parliamo di mesi. Parliamoci chiaro, eh. da quanto ci hanno detto, si tratta di mesi massimo, sarà un anno ma eh, in un anno chi è, eh, sta da quella parte sta da quella parte non può passare da questa parte non ci si ravvede in un anno quindi i numeri loro ce li hanno già eh, precisi i giochi sono fatti i giochi sono fatti il cerchio è chiuso chi è dentro è dentro chi è fuori e fuori hanno detto basta non si discute più adesso dobbiamo preparare coloro che sono e possono rientrare all'interno di questo cerchio perché si troveranno in condizioni e in situazioni che poi non, non ci capiranno niente perché mi hanno anche rappresentato quale sarà il mondo della quarta dimensione io l'ho visto tra l'altro e, e non ha niente a che vedere con ciò che la massa la gente conosce su questo pianeta non c'è niente la fantasia non potrebbe neanche immaginarlo però Quindi è bello eh beh, eh beh, su questo non la, cosa, la cosa che si sa per certo. Che è molto, molto è bello. Bello. Non c'è negatività, non ci sono i cattivi, non c'è il denaro, non ci mm. sono macchine, non c'è proprietà privata, non ci sono bisogni, no? Non ci sono, tutto è a disposizione della massa perché provvede l'organizzazione del pianeta. Ma senza pagamenti, cioè, ti servono le scarpe, vai, te prendi un paio di scarpe e te le metti. Eh, non devi comprare ovviamente a quel punto non c'è più il furto il ladro perché il ladro ruba perché non può comprare o perché vuole rivendere dal momento che non si vende non si compra io neanche rubo perché non so cosa farci sono pianeti dove vivono popoli più evoluti ma è chiaro è la quarta dimensione eh. tu pensa che nella, in un pianeta di, di, di impietro eh, non ci sono um, Decidiamo chi è di Pietro perché i nostri amici Impietro è in il capo della di capo. Diciamo il ca noi lo chiamiamo il capo, ma è un'interfaccia eh, un tra il computer centrale di Plat e eh, gli altri V56. Lo chiamiamo il capo, il coordinatore, diciamo che è delle Pleja di alto 3,5, metri e mezzo e viene dal, dal, Cione, dal sole di Alcione da un pianeta dove uno dei terrestri è stato tre volte. E ha potuto vedere ma non c'è lui dice non ci sono tu pensa che sigir vide una farfalla volare si girò e disse guarda un fiore che vola non disse che bella farfalla che un fiore che vola questo Quindi, è il loro sì. giudizio e il loro sì. apprezzamento per la natura sì. Bellissimo. Senti, ma tu, di, tu hai visto uh, un essere alto tre metri sette, sette centimetri, eh? sì, una sì. montagna di carne che cammina in pratica, sì. almeno per quel che mi riguarda. E eh. eh, l'hai visto per strada? Ma gli sì, altri sì, lo non so. lo vedevano? No, però. no, no, Racconti perché ti chiudono, in una bella. ti chiudono in una campana energetica, perché non potrebbe. Beh, allora non ci sarebbe più questo problema. Esistono o non esistono, perché se si fanno vedere a tutti sarebbe risolto il problema, no? Eh, fanno, loro vanno solamente da chi devono andare, anche in mezzo alla folla, ma tanto la folla viene isolata perché intorno a quell'individuo c'è una campana energetica che non si vede. Viene messo in frequenza con l'altra la, la, persona extra, per cui tra loro si vedono, si parlano, ma gli altri fuori non vedono e non sentono. È vero, poi Mi ti favore. dicono che sei pazzo. Sì, certo, di fatti c'è una nostra amica o amico che, che non riesco a leggere il nome, che dice: ribadisco che desidererei sapere il motivo per cui non si fanno vedere. Sarebbe un gran bene all'umanità se no, effettivamente possedono tecnologie all'avanguardia e un'evoluzione superiore, non ecco. è vero, non sarebbe nessun vantaggio perché per venire qua con le loro tecnologie in mezzo a quelli che loro hanno definito eh, bestie sanguinarie non possono farlo, perché noi vorremmo e pretenderemmo le loro tecnologie per usarle per i nostri porci comodi. Quindi loro sanno come siamo noi terrestri, non si possono far vedere perché sarebbe anche questo un'interferenza. La popolazione non è pronta. Vi immaginate eh, che eh, succederebbe in 8 miliardi di persone quando venisse, ber, ber, se ber, venissero a sapere all'improvviso ci sarebbe eh, all'improvviso ci sarebbero milioni di morti per infarto, per paura e quant'altro. Tra l'altro cadrebbero cadrebbero ah, impazzimenti, ma cadrebbero anche tutte le fondamenta di tutte le religioni che false che sono attualmente sono il pilastro portante dell'umanità. Ma anche i sistemi di governo. Tutto, cadrebbe tutto, perché il governo americano, il governo. Eh, tutti i governi lo sanno, anche la Cina lo sa. Ma pensate che la gente non sa niente, sanno tutto, ma non lo possono fare perché perderebbero l'egemonia e il comando e il controllo dell'umanità. Che, come anche molto eh, interessante eh, sapere che, eh, e questo io appunto lo dico sempre, e qui con Damiano abbiamo avuto modo di confrontarci. Poi, cioè, in certi film, quando noi vediamo attrezzature, no, eh, strumentazioni, sceneggiature, no, così cioè, non è che abbiano inventato ex novo, sono andati ad attingere da degli archivi, no? Ma eh, sono andati, allora vi dico questa che vi dice tutto. Io ti stavo dicendo l'altro giorno e poi non ho finito. Tu hai visto il film eh, La forma dell'acqua? Eh, no, io non l'ho no, visto. Lo adesso, devi vedere. Giorno, però, lo devo vedere, lo ecco, so, ma allora, qua non c'è il tempo manco di respirare. Allora, dato eh. che esistono gli uomini pesce, che però non sì. sono proprio uguali a noi, nel senso hanno pelle squamata, mani e piedi palmati, eh, respirazione branchiale e eh, polmonare e hanno sono stati presenti sulla Terra intorno ai 5, 6, .000, 7 mila anni fa, tanto è vero che nei popoli egizi vengono rappresentati come gli Ioannes e vivono in un pianeta di Sirio D che ancora non viene in un sole Sirio D che non viene scoperto dai terrestri perché è una nana rossa che non si vede facilmente e con i quali Stefano Breccia ha parlato attraverso il plat e in lingua latina. ora eh, quando mi hanno detto, è uscito il nuovo film, uh, La forma dell'acqua, uh, veditelo. Eh, io sono andato a vedere questo film, quando ho visto bene, verso l'ultimo, l'attore che era stato truccato da uomo pesce, e eh, ci sono rimasto Hai gelato. Ho detto, ma era truccato intorno all'80%, perché io l'ho visto, ho visto. La foto, non ho visto l'uomo pesce, ho visto la foto reale dai V56. Eh, praticamente ho detto: Ma come ha fatto il truccatore ad arrivare a un 80% del reale? Mi sono cominciati certo. a venire i dubbi. Ho chiamato eh, mio amico indiano, eh, che sicuramente ascolterà anche il video perché mi ha chiamato dal, da Parigi per gli altri video. Eh, lui è del Allora governi, un, è, un saluto è, al è del governo indiano, Com. E... Ciao Com, se eh, ecco. mi vedi. Eh, è un, mm, un politologo tra l'altro eh, che è venuto da me Stefano per informarsi su queste cose dall'India, quattro volte è venuto. E gli telefonai, gli dissi "Senti, lui stava a Nuova Delhi. Gli disse, ma fammi capire, ma tu cosa sai del film dalla forma dell'acqua?" dice perché io ho detto no perché perché ho visto l'attore truccato da uomo pesce che mi sembra un po' troppo reale rispetto al vero ah ecco lo sapevo dice, adesso ti spiego io mi sa sai durante la registrazione di tutte le scene erano presenti da uno a due rappresentanti dei servizi segreti americani nel set dei film hai capito chi è che aveva dato istruzioni per fare quell'uomo pesce 80% del reale perché gli hanno fatto c'hanno anche la foto evidentemente e gliel'hanno sì. fatta vedere al truccatore però lo diciamo fare proprio uguale Sì io intanto penso che questo sia in qualche modo a livello di immaginario collettivo anche un'operazione di preparazione al contatto con degli mm. esseri diversi da noi. Non ti dico degli uomini pesce ma sì, perché sì. comunque in qualche modo insomma, arriveranno. Loro. Si ah, sì, indubbiamente. Eh, io ho la sensazione, ma è una sensazione, quando ce l'ho, eh, spero. Mm. Qualcosa dentro questi mesi: maggio, aprile, maggio. Deve, de, sento che qualcosa anche perché dissero che un evento che l'umanità non dimenticherà mai accadrà in quest, prima dell'estate. Però non so qual è questo evento, non ne ho la più pallida idea. Stiamo cercando, certo. Ma mi volete dire qual è questo evento? E niente, non te lo spiego perché poi io lo direi. E l'evento deve essere una sorpresa. Non vorrei che fosse. Un loro palesamento al, al mondo eh, di questo genere. però mi aspetto anche diverse migliaia e migliaia di morti e di, di pazzie e di cose del genere. Me ne aspetto tanto perché c'è gente che non è pronta assolutamente a ricevere sì. questa informazione. Ed è la maggior parte, perché devi sapere che siamo 7 miliardi 933 milioni, mancano. 70 milioni per arrivare a 8 eh, miliardi no. quindi eh. con un anno e mezzo siamo a 8 miliardi. Allora, di queste persone, soprattutto quelle che hanno una scolarità bassa, ma non, qua non si tratta di scolarità e non si tratta neanche di lauree o di titoli di studio, si tratta di apertura mentale eh, di condizionamento. Certo. Ci sono delle persone che se vengono a sapere, scoprono e hanno la certezza. Che esiste qualcosa fuori perché lo vedono, si stendono per terra morte. Sì, certo. Saranno certo. milioni di cadaveri. Sì. Bene, eh, io penso eh, che per questa sera. Abbiamo per questa sera fatto. forse possiamo, perché vedo appunto ancora veramente ho tante domande. Allora, intanto, eh, rinnovo a tutti i nostri amici un grande ringraziamento perché sono veramente tanti questa sera. E che appunto hanno seguito sono rimasti sempre tantissimi legati eh, collegati alla, alla diretta e allora eh, ripeto abbiate pazienza ma eh, qualche giorno insomma col mese di aprile inizieremo eh, questo nostro appuntamento domenicale con questa rubrica che sicuramente vi piacerà faremo un concorso un, un percorso vero eh, Damiano ci lavoriamo su, in questi giorni ci stiamo lavorando sì, sì. Eh, proprio per dare possibilità a tutti di poter seguire e intanto strutturarsi anche mentalmente nella rappresentazione di tutte queste realtà che non sono di così facile presa no. per la mente dell'uomo, vero Damiano? No, non è facile affatto perché, eh, bravi che si voglia essere, i condizionamenti purtroppo esistono. Ecco, la raccomandazione che voglio fare a tutti, tutti, nessuno escluso. E io ho dovuto fare un grosso sforzo in questi 14 anni, cercare di cancellare cancellare completamente tutti i condizionamenti politici e, paradigmi. Religiosi, e paradigmi. paradigmi che ci sono stati dati e i recinti, in cui, il recinto in cui siamo stati chiusi come delle pecore. Eh, quando dovete elaborare ciò che avete sentito, che sentirete anche da qualcun altro, cercate di escludere eh, i condizionamenti mentali, perché altrimenti finite sempre a quella rotaia. Dobbiamo fare quell'operazione di fare un po' tavola rasa, mettere eh, da parte no, tutto quello eh, che abbiamo. Tenete presente che la storia che avete studiato a, nei libri di scuola è tutta falsa, tutta mm -hmm. manipolata, niente di vero e so anche qualcosa della storia che Dinh Pietro ha scoperto dal 1600 in poi eh, anche attenzione me che dentro le basi io ho un elenco di 110 nomi eh, di alto livello che voi neanche Stiamo parlando dentro, 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 dentro le, le basi V526, spieghiamo bene le basi quelle terrestri quella di Roccapia e sono... quella di Como anche c'è una abbasso sotto il lago di Como eh, dove Stefano Breccia c'è stato io a Como non ci sono mai stata ma è piccola quella di Como ma ci sono stati personaggi che neanche avete l'idea di chi possa essere, ma sono personaggi conosciuti da tutti, politici, grossi calibri militari, grossi calibri del credo, scienziati di cui una forse qualcosa lo ma non adesso, devo, devo valutare una scienziata. Dai, diciamo tutto adesso, Damiano. Allora, facciamo così. Ecco, allora io dico che è un'opportunità uh, un che noi possiamo darvi. Cioè, abbiamo deciso con Damiano di fare questo servizio perché, davvero, mettetevi anche un po' nei nostri panni le persone che ricevono così, in questo modo. Eh, Damiano in un modo io nell'altro, ma dove chiaramente ci è, è stato detto, ecco quello che. e Forse qualcuno di voi si è seguito una diretta che c'è stata con uh, Londra in collegamento con Londra. Addirittura è successo che durante la diretta sono venuti a dire delle cose a me personalmente, hanno anche detto lei è un nostro canale qua, quindi c'è proprio pubblicamente sono venuti già, si vede che avevano già in mente quello che dovevamo fare io e Damiano e eh, hanno cominciato a lavorare in anticipo eh, io ci ho tutto, pensato non è il caso scritto non esisto, esatto non va bene però noi, ecco, ecco, esatto, però noi proprio eticamente ci siamo chiesti che cosa dobbiamo fare che siamo tutti e due qua con delle indicazioni abbiamo capito Damiano mi ha fatto capire io da che parte arrivavano le mie chi è il contatto insomma che ho io ecco, e quindi mi ha spiegato no, che esistono appunto nella vuoi spiegarla tu Damiano che sei più esperto nella quinta nella quinta dimensione nella quinta dimensione ma quando Perché a me ha detto chiaramente ecco, che era C nella quando, quinta quando tu verrai o ci incontreremo in qualche modo io ti farò vedere anche la foto di come sono quelli di quinta dimensione che non sono corporei ma possono assumere no. eh, certe sembianze te l'ho detto hanno la testa a uovo, però, un uovo con degli occhioni così grandi, eh, delle sopracciglie, capelli zero, eh, che no, no, non esiste, non è materiale, quella è una forma che acquisiscono per rendersi più terricoli possibile, eh, più umani possibili. Ma è come, come mi ha detto. Acc acc esatto, accetta, acc acc se, se tu vai lì col ditino. Non tocchi niente perché non c'è niente, è aria. Di fatti... Io quando ho contato sento il venticello. Esatto, esatto cioè, ma ci hanno, possono eh, assumere eh, questa forma e mi hanno, mi hanno dato la foto. Loro l'hanno lasciata in casa mia, non io, loro. E sono venuti vari personaggi a vederla sì. dov'era perché l'hanno messa sullo specchio del mio armadio. E quelli della fratellanza bianca. No? Della fratellanza di... bianca. Poi c'è la fratellanza e cosmica che è ancora consente. più in alto. Ecco. Attenzione che ci sono le gerarchie. I V56 si, si muovono in base a, a ciò eh, che eh, da sopra gli è concesso. Come ehm, eh, dalla frase si capisce fa, voglio, perché questa frase... Eh, ehm, praticamente mi sei, ah, eccola. Ehm, scusa, scusa un attimo perché è importante per farti capire che loro non è che si possono allargare troppo come vogliono. No, mm. eh, eh, è stata la tua quando fui bloccato. Per la divulgazione a gennaio, eh, questa è di, eh, a febbraio, mi disse Sigis: La tua attesa è stata confermata. Devi aspettare per quanto a noi è dato dire. Eh, è dato dire, quindi a loro non è dato dire tutto quello che vogliono, possono sì, dire vale. ciò che possono sì. dire. Sì, oppure dicono quello che a me tante volte è stato detto: questo l'uomo non è tenuto a sapere. Oppure mi dicono delle cose e poi mi dicono questo l'uomo non lo deve sapere. Non lo deve sapere, questo, rimane tra, dire, noi, ecco, rimane, questo rimane tra noi, o è il segreto e... nostro, o questo è. E Io dico, ma allora non me lo dite, no, tu lo devi sapere. Gli altri sì, sì, non lo sì, devono sì. sapere. Allora la gente sì. deve sapere che molte cose loro non vogliono che vengano trasmesse. Esatto. Però mi ha detto anche vigila e osserva, stai attento. Certo, certo. Oh, Va okay. bene, dai. Io... Allora, no, grazie Damiano. Per questa Preco. sera veramente abbiamo, uh, abbiamo già fatto un pezzo di strada. Ecco, Un'introduzione a quello che poi inizieremo, eh, Damiano, sì, sì, con sì, le sì. nostre notizie straordinarie eh, dal prossimo mese eh. quindi vi aspettiamo tutti cari amici eh, a seguire ecco, questa bellissima rubrica eh, che parleremo molto della, del concetto di vita comparsa e di morte. morte rincarnazione questi sono i concetti che devono andare avanti le altre eh, curiosità. curiosità non portano a niente, niente. come conoscenza. funziona un disco volante o come mangiano o come bevono, a noi non ce ne può fregare di meno. No, o meglio, non ci serve questo per evolvere. Non, non adesso lo Una scopriremo quando andremo lì. funziona un disco va bene. Ma noi serve imparare le cose che eh, esatto. Noi adesso è, e, e ne abbiamo bisogno e vista abbiamo la situazione bisogno. che abbiamo. Perché esatto. altrimenti la gente muore non di bomba atomica. Muore di paura. Ma deve capire sì. qual è la situazione, certo. certo. Va bene. Ti ringrazio. Va bene, allora grazie infinite a tutti quanti voi, cari amici. Allora vi diamo appuntamento a presto. Vedo che stanno arrivando tutti i commenti. Grazie, grazie. Eh, grazie a caro Damiano per tutto questo Preco. tempo, per tutta questa bellissima condivisione. Grazie appunto anche da parte di Enrico Valentini e di tutti noi che questa sera siamo rimasti con te in questo salotto di Anna su Focus 3.0. Posso ringraziare, posso mandare un, un ringraziamento a tutte le mie collaboratrici spasse in tutta Italia, da nord, dal centro al sud? Ma Salute certo, a tutte le mie... Eh, Donnine d'Italia. Questo bel cerchio di, di spiritualità, ecco, che non ah, si... un'area. un, di spi un io spirituale. Io ho detto, tu hai, di fatto ho detto Damiano, tu hai un spirituale, no? Di sì, tale, va bene, non, va a caso, bene. A caso, non a caso il femminile, ecco, eh, serve eh, in questo periodo <ride> per fare queste sì, operazioni. Va, va, va C'è cioè quella parte del materno che viene fuori nella cura, nel far crescere, no? Ecco, eh, e non è un caso che siamo qua tutti. Due tu maschietto, mm. io femminuccia, credo eh vabbè, al di là eh, dei compiti è... va bene. Così completiamo eh, va bene. Allora, ancora, davvero grazie a tutti. Vi do appuntamento. Io al prossimo eh, salotto di Anna nella prossima settimana, sempre su Focus.